Un saluto dalla redazione del GR Asi, in studio Marco Paganelli. Coronavirus, Silvio Berlusconi si trova da ieri sera all'ospedale San Raffaele di Milano. I medici gli hanno riscontrato una polmonite bilaterale allo stato precoce e hanno scelto di ricoverarlo per precauzione. Dopo una mattinata iniziata un po' male, ora sta bene, ha rassicurato oggi la senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, durante il programma televisivo Agorà su Rai 3. Le condizioni cliniche del cavaliere non destano preoccupazione, ha dichiarato lo staff del leader azzurro. Andiamo all'estero, presunto avvelenamento del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny. Il capo dell'intelligence di Mosca, Sergei Naryshkin, ha detto di non escludere che tutto ciò sia stata una provocazione dei servizi segreti occidentali, respingendo così l'accusa di un possibile coinvolgimento degli 007 di Vladimir Putin. Lo riporta l'agenzia di stampa Interfax. Riunione d'urgenza della NATO, intanto oggi a Bruxelles. L'Unione Europea non ha escluso sanzioni nei confronti del Cremlino, chiedendo nuovamente che sia fatta chiarezza sul grave accaduto. Giornata positiva a Piazza Affari, l'indice FTSE MIB della Borsa di Milano segnava alle ore 11:28 di oggi un rialzo dello 0,69% a 19.686 punti. E per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, ci risentiamo nel prossimo appuntamento del GR Asi.